ho detto a mio padre di metti Marina. Bene, eh? Adesso mi odia. Devi parlargli ancora. Capirà che la cosa più importante è che tu sia felice. C'era il marito di Giulia oggi in ospedale. È tornato da Messico per ucciderti. Non con un bambino in braccio. Dimmi cosa sta non succedendo. Non adesso, Giulia, ti prego. Chi è quel bambino? È mio figlio. Giulia, mi dispiace. Chi è la madre? Una ragazza messicana. Tu non sei mio padre, sei solo di passaggio. Se la legge me lo permettesse, ti avrei già adottato. Mauro è la mia famiglia. Tu mi hai rubato mio fratello, io voglio solo essere ripagato. Vattene o chiama la polizia. Perché io per te ci sarò sempre, Dario. Sempre. Perché tu sei mio figlio, mio, non di un altro. Non sei quello che sembri. Che vuoi? Manderemo del tuo matrimonio? Vuoi spezzare il cuore anche a Carola? Laura, è andata così. Devi sapere che rimani una delle persone più importanti della mia vita. Ma io devo sposare Carola. Una per volta, per favore. Ma che succede? Ha aperto lo zoom. C'è stata una rissa in discoteca. Col caldo le teste calde aumentano sempre. Ma se fino a qualche giorno fa ti lamentavi del freddo. Ma che il clima è cambiato. Non leggi i giornali? Il buco dell'ozono, il surriscaldamento del pianeta. Eh sì, le città sono diventate invivibili. Non ci sono più le mezze stagioni. Dove andremo a finire, signora mia? Dove andremo a finire? Voi non lo so. Io vorrei andare qui. Baci dal paradiso terrestre, Valerio e Carola. Vi immaginate? Dentro Santa Maria abbracciata a un albero e sull'albero la signora Carola, nuda, con una mela in mano. Oh, 15 ricoverati. Per una rissa. Se le sono andate di brutto, per motivi di parcheggio, politica, calcio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Dal paradiso si ricordano di noi comuni mortali. Che tenerezza. Vabbè, non è che sia un posto... Posso? Dai, forza, tanto lo so che stai per farmi la paternale. No, veramente sono venuta per controllare un nominativo. E non mi chiedi neanche com'è andata? Bene, no? Non ti sei neanche cambiata. Segno di una serata riuscita. E di un comportamento che disapprovi. Laura, non so come dirtelo. Se vuoi darti la pazza gioia tutte le sere, fa come ti pare. Scusa, ma non eri tu che mi dicevi esci, distraiti, vedi gente? Forse mi hai presa un po' troppo alla lettera. Comunque, se vuoi giocare all'adolescente difficile, non farmi fare la parte della madre ansiosa, per favore. Ti riesce benissimo quello dell'amica rompiballe. Aspetta, scusami. Scusami, non volevo. Non voglio litigare con te. Va tutto bene. Ho avuto il cancro, ma va tutto bene. Ho lasciato il mio fidanzato, ma va tutto bene. L'uomo che amo si è sposato, ma va tutto bene. Ora voglio solo vivere, va bene? Joder, che cambio. Stai cercando di dare un nuovo corso alla tua vita? Nicola, fammi un favore. Crepa. Potresti fare uno sforzo per capirla. Ho smesso di sforzarmi per Laura. Sai che facciamo adesso? Noi andiamo al pronto soccorso e tu ti fai visitare, eh? Ma cosa dici per un po' di tosse? No, non è un po' di tosse, è troppa tosse. Abbiamo appena fatto 10 ore di aereo, 1 ora di autobus, sarà l'aria condizionata, dobbiamo disfare le valigie prima. Le valigie possono aspettare. Senta, c'è un cambio di programma, noi andiamo prima al Morandini, al pronto soccorso. Ma ti avevo detto che... Niente ma, è qui a 2 passi, 1 ora al massimo e sei di nuovo a casa. Mi passi l'over, per favore?
sta caldo qua dentro. Puoi vedere che hai anche la febbre. Ce l'ho la febbre. Ecco. Stiamo asciugando, eh? Un attimo. Pulisci? Non ce la faremo mai. Zitta, zitta, passami la pinza. Sto aprendo il tappo, eh? Senti pronto, ci siamo quasi, eh? Ecco. Vigliacco, ce l'abbiamo fatta. Dottoressa Gandini, trattiamo. Lo sapevo che eri il miglior chirurgo su piazza. Serve altro? Pressione delle gomme, filtri, acqua, niente. Tutto a posto. Mi fa la ricevuta e uno di quegli italiani evasori. La ricevuta gliela faccio quando mi salda. Perché abbiamo dei conti in sospeso? Beh, direi diverse. Comunque una cena a Cinghialotto se ne sbaglia. No, per carità. No? No, no. Troppo lontano? Eh no, che divento ciccia. Facciamo una cosa. Chi paga sceglie. Facciamo alle 9? Sì. Da me. Speravo l'avessi detto. Oi, dai, fermati! Ma è mezz'ora che ti aspetto sotto casa. Sì, ogni tanto ti fai vivo. Poi sparisci per settimane, come ti gira, no? Sì, ma ti stavo preparando una sorpresona. Che, non ci credi? Dai, fermati che ti faccio vedere. Tè, guarda. Raul e Cosimo Tempio. Bello, no? E che? Non ti piace Cosimo? Ti do Raul se vuoi. Guarda, l'idea dei nomi falsi me l'ha dato un mio amico. Guarda, Dario, io stasera parto. Me ne vado in Grecia. E voglio che tu vieni con me. In Grecia? Sì. E la scuola? Ma che scuola? Ma figurati la scuola. Hai detto che volevi stare con me? Sì, ma... Ma cosa? Senti, Mauro. Niente. L'idea è una figata. Però scappare di casa è un po'... No. Però puoi sempre bigiare. Sì. Stiamo un po' insieme. Poi decidi, no? Dai, va bene. Bravissimo, andiamo su. Allora, mamma, sei orgogliosa del tuo Carlo? Molto. E poi, sai, l'ho visto così contento che sono felice anch'io. Cercare l'acqua per i negretti. Ma dai, è una cosa serissima. E lo so che è serissima. E noi? Noi che cosa? E chi la porterà all'acqua quando saremo vecchietti? Non lo so. Quando arriverà il problema ci penseremo. Vieni, vieni. Come stai? Scusa, non ti preoccupare. Sarò più tranquillo quando ti avrà visto un medico. Buongiorno. Buongiorno, desiderate qualcosa? Senta, mia moglie ha una brutta tosse, dolori alle ossa e la febbre. Vorrei che fosse visitata da un medico. Appena possibile, perché stamattina c'è un po' di ressa. Se vi accomodate in sala d'attesa, chiamo qualcuno. Grazie. Mettiti questo che qui fa freddo. Alessandra? Allora ci vediamo la prossima settimana per togliere i punti. Okay. Dottoressa, sì. C'è la signora che ha una brutta tosse, vorrebbe visitarla? Certo. Scusate, c'è la dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora, allora può venire con me. Grazie. Torno da voi appena mi libero. Scusatemi. Vomito, forti dolori epigastrici e l'ipotemia. Ok, facciamo cosa subito le cose. Aiutatemi. Era al bar con mio socio, forse è stata la colazione, non so. Si accomodi qui. Anche questo? Intossicazione, mi sa. Ma che succede? Guardi, non vorrei rubarvi il mestiere, ma abbiamo due intossicazioni al prezzo di una. Brioche alla crema, Sì, io e il mio collega siamo andati a fare colazione al solito bar. Poi siamo tornati su un ufficio e dopo un... Il concetto è chiaro. Stia fermo e buono. Dove vuole che vada? Tra poco gli antiemetici faranno effetto. Vedrai che si sentirà molto meglio. Scusi, mi lascia solo. E io come faccio? Sto morendo. Più tardi facciamo anche un'ecografia. Che freddo. Non possiamo mica chiedergli di spegnerlo. Ma perché non ce ne torniamo a casa? Faccio una bella dormita, mi metto a letto. Buona, 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 buona.
chissà quanto tempo dobbiamo aspettare qui. Lo vedi quel signore là? Quando è arrivato qui faceva ancora il militare. Dopotutto è stato un bellissimo viaggio, no? Te l'avevo promesso, no? Dopo la pensione, vita nuova. Ciao. Ehi, Pedro. Francesco? Oh, ciao. È andata meglio. Ha dormito quasi tutta la notte. È stata una brutta ricaduta, ma ormai è passato tutto. Oggi lo porterete in pediatria? Sarà Marina a deciderlo dopo averlo visitato. Adesso vai, che sennò fai tardi. Senti, io questo incontro con i clienti avrei potuto rimandarlo, ma... Ma cosa? Con tutte le stupidaggini che hai già fatto? Questa volta ti avrebbero licenziato sul serio. Grazie. Tra qualche ora dovrei riuscire a tornare. Ho detto che va bene. Ehi, Pedro. Vieni che ti prendo in braccio. Sulle qualità di marito io non mi esprimo, ma come papà sarà perfetto. Ha dormito qui anche stanotte? Beh, mi sembra il minimo. Ce l'hai ancora con lui, vero? Però mica ti dura. E cosa è che ti dà questa certezza? Se ti facessi una foto adesso capiresti il perché. Sta dicendo una marea di sciocchezze. Con un bambino non si può competere. Scendi qua, dai, ci vediamo dopo. Dove vai? Hai detto che stavamo insieme oggi. No, ma devo finire ancora di sbrigare delle cose. Tranquillo, ci vediamo dopo, dai. Claudio! Te lo affido. Io vado a sbrigare quella faccenda, mi raccomando, eh. Grazie. Come va? Ciao. Occhio. Ciao. Si ricorda cosa ho mangiato ieri sera? Non quello che ho mangiato ieri sera, quello che ho mangiato stamattina. Faccio della lingua? No. Fa male qua? Mi fa male dappertutto, dottore. Ho mai sofferto di problemi gastrointestinali, ulcere, coliti. Io mi faccio un raffreddore all'anno e basta. Me la prendi la tasca destra per cortesia? Chi è? Dario. Sì, pronto, dimmi, Dario. Pronto? Ciao, passano io. Sì, veloce, sto visitando, dimmi. Senti, ho il permesso di andare a studiare da un mio amico? Beh, tu che chiedi un permesso già merita una bottiglia di champagne. Mi raccomando, alle 8 in punto a casa però, eh. Vai, ti devo dire una cosa. Vedo che qua si lavora come i computer, i multitasking. C'è altro, dimmi. Niente, vabbè. Ciao. Ciao, ciao. Dottore, l'altro orecchio era libero. Poteva usarlo per ascoltare qualcun altro al piano di sopra. Senta, lei ha un'intossicazione alimentare. E come lo sa? Ha chiesto un insigne parere medico a suo figlio? Guarda che non te l'ho mica nascosto per farti un dispetto. Alfredo, dai, sei sempre il solito. Ma chissà dove l'avrai messo? Hai visto tra i cuscini? Non è che l'hai infilato... Teresa, l'ho vista? Sì, nel freezer. Come no, ti ricordi quella volta? Ti si era congelata a rete 4? Vabbè, Alfredo, la temperatura è misurata? Bene. Senti, devo lasciarti adesso, Beltrame, Renata? Sono io. Bene. Ehi, adesso tocca a me, lei è arrivata dopo. Signorina, non siamo in un supermercato. Qua andiamo in ordine di gravità, eh? Il dottor Palumbo deve venire subito, è un'emergenza. Scusate. Dottore, per favore, mia moglie sta male. Siamo in un pronto soccorso, qui stanno tutti male. Box 2, Daniela Miniero. Dolore precordiale, tachicardia, insufficienza respiratoria e...
un carattere d'acciaio. Si è rifiutata di salire senza il suo amico. E quel lupo è arrivato in ambulanza? Le assicuro che non è molto difficile diagnosticare quello che ha. Certo. Poi il sesto senso è molto più economico di un esame normale. Quando avrò diritto a un letto decente? Lei è l'avvocato, vero? Come fate a indovinarlo? Ma sesto senso. Mi dispiace, non ci sono letti disponibili. Deve aspettare se ne liberi uno. E se io fossi stufo di aspettare qua in corridoio? Se c'è una cosa che non manca a Milano sono gli ospedali, se vuole. Perfetto. La flebo. Ma che si può fare molto male così, eh? Va bene, va bene. Si rimetta qua, così. Bravo. Vedrà che fa un po' starà meglio. Hm? Controllare qua. Andiamo. C'hai qualcosa contro gli avvocati? No, è che sono un po' invidioso perché il loro lavoro consiste nell'essere bastardi. Io invece devo anche operare. Costa, che hai litigato col parrucchiere? È bello dare un senso alla vita del prossimo. A saperlo me li tagliavo prima. Prende lezioni private da te? Sono tutti un po' inferociti questa mattina. Tirerà un virus. Salve, dottor Palumbo. Salve. Ancora dolori? Sì, qui. Ci sono stati ultimamente cambiamenti radicali nelle sue abitudini? No. No. Beh, in realtà ho perso 3 kg, senza fare nessuna dieta. Ma lei fa un lavoro particolarmente stressante? A volte. Il mio è un lavoro a stretto contatto con i clienti. Avvocato, psicologa. La seconda che ha detto, in un certo senso. Il lettino per noi è un'altra funzione. Comunque di noi si dice che sappiamo ascoltare, che sappiamo rispondere e che è soprattutto per questo che ci pagano. Non è che andiamo tutte in giro con la frusta, le calze a rete. Guarda che adesso abbiamo anche un sindacato, eh. Ha capito, faccio la prostituta. C'era un paziente che non mi mollava più. Ciao. Ciao. Com'era il concerto ieri sera? Deludente. Però il locale era molto carino. Mi piacerebbe tornarci con te. Ah, ho controllato i turni. Mercoledì siamo libere tutte e due. Perfetto. Tuo padre ci ha parlato poi. Ma che? Ho rinunciato al weekend con te per parlare con lui e lui ha pensato bene di passare 2 giorni di seguito al bar. Esther, mettiti nei suoi panni. Si vedeva già circondato dai nipotini a giocare alla piccola vertenza salariale. Senti, piccola vertenza salariale. Prossimo weekend stiamo insieme? No. Ecco qui. Prima forte, per favore. Così. Vuole che l'aiuti? Ho un'ottima manualità. No, grazie. Le dispiace scoprirsi il collo, per favore. È una battuta? No. Scusa, posso prenderlo? Non ti serve, vero? No, infatti ho il gel in mano perché voglio farmi una conciatura sparata come la tua. Nicola, ho un paziente con fortissimi dolori all'epigastrio e tutti gli ecografi sono fuori uso. Dottoressa Costa, appena ho finito qui, gliela riporto. Grazie. Dottor Palumbo, questo tutto mi sembra fuorché un caso di emergenza. Laura, tu non sei al centro dell'universo, capito? Mi chiedi di lasciare lavorare in pace, coño. Scusi. Da quant'è che è finita tra lei e la dottoressa? Prego. Non vorrà mica farmi credere che stavate davvero litigando per questa specie di computer. Quasi un mese. Vabbè, allora i sintomi sono alla norma. Però magari si può intervenire. Forse. Ma io sono contrario all'accanimento terapeutico. Comunque bravo. Bravo, si è fatto valere. Anche se ho la sensazione che avrebbe dovuto farlo un po' di tempo fa. Forse.
Ho visto che lei ha un paio di noduli nella tiroide. È un modo carino per dirmi che ho il cancro? No, no, no. Lei non ha il cancro. Devo solo fare qualche analisi per controllare i valori ormonali. Comunque lei adesso si stia sdraiata e si riposi un po'. No, io voglio vedere come sta Tigro. No, ma lei non si può alzare. Ma dove scusi, sono finite? Potrebbe svenire, non lo so, avere un mancamento. Un mancamento? E che siamo nella Traviata. Vabbè, le scarpe le cerco dopo. Faccia come vuole. Pronto? Tutto a posto? Tutto a posto. Nino, ho fatto storia. Ma figurati, guarda, un velluto, socio, è andato tutto liscio liscio. Tra quanto torni? Tra un po' arrivo, mi tolgo uno sfizio. Ma quale sfizio? Guarda che qua... No, l'ho dovuto lì da troppo tempo. Allora, guarda, 20 minuti, mezz'ora al massimo e sono da te, ok? Bella lì, socio. Ciao, ciao, ciao. Sì, i codici sono stati tutti assegnati. No, non ho ancora finito per lì. Va bene, d'accordo, lo faccio subito. Ehi! Ehi, Belfieu! Dici a me? Certo che dico a te, dove credi di andare? Da Malosti. Vai in sala d'attesa e aspetta come tutti quanti gli altri. Senti, vado di fretta, digli che lo cerca Mauro Morbello. Ma forse non ci siamo capiti, eh? Sii un po' più educato, per cortesia. Ma tu guarda, l'educazione, ragazzi, oggi non ce l'hanno proprio. Eccomi qua. Come andiamo? Beh, adesso che la rivedo meglio, direi. Diamo subito un'occhiata al suo intestino. Ci tengo a precisare che non è che sia proprio la parte migliore di me. Ah, sì. E sentiamo, quale sarebbe la parte migliore? Ci pensi prima di rispondere? Sono armata. Intendevo il cuore. Che vuole farci? Io sono un inguaribile romantico e me ne vanto in un mondo cinico in cui le donne vedono doppi sensi ovunque. Tusce. Qui le fa male? Se dico di sì, poi lei non smette, vero? Abbiamo finito. Scusi, come abbiamo finito? E io adesso per rivederla che faccio? Che ne so, mi mangio 10 scatole di mascarpone scaduto? Beh, ci sono metodi molto più semplici. Vuol dire che accetterebbe un invito? Non sono mai uscita con un uomo che si contorce dal dolore. Magari si contorcono dopo averla conosciuta. Pensiamo a guarire, eh? Dall'ecografia non risulta niente di preoccupante. Potremmo fare altri esami, ma per adesso aspettiamo. E allora perché mi fa ancora così male? Probabilmente l'infiammazione. Le faccio dare un'altra dose di fisiologica. Poi passo a controllare come sta. Mi mancherà. Immagino. Posso dire una cosa? Quanto tempo ci vorrà per uscire di qui? Io non ne faccio. La capisco, porti pazienza però. Ma stia attento, scusi, sa. Mi dispiace, ma era l'ultima. Ci sarà un altro distributore, vado a cercarlo, aspetta. No, aspetti, aspetti, prendo pure questa. Grazie, sarà la febbre che le fa venire sete. Siediti. L'aria condizionata degli aerei, il cambio di clima, siamo appena arrivati dall'Africa. Anche se col caldo che fa oggi non c'è tutta questa differenza, sai. Eravate in vacanza? No, siamo andati a trovare il nostro figlio, non lo vedevamo da 6 mesi. Lavora per una ONG. Un progetto internazionale, fa l'ingegnere, sta costruendo una bellissima scuola. Scusi? Sono andato là.
Mi scusi, dottore, io capisco che avete molto da fare, ma lì c'è una donna che sta veramente male. Ha un attacco di tosse spaventoso. Sì, certo, signora, posso immaginarlo, però come vede abbiamo un sacco di gente qui oggi. Anche c'è... lei non immagina. Mi scusi se insisto, però mi faccia la cortesia. Va bene, va. Vedere. Io cerco questa paziente e tu intanto visita l'altra. Bene, vediamo questa paziente urgente, allora. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Questa tosse da quanto tempo ce l'ha? Da ieri notte, più passa il tempo e più peggiora. Ho capito. Come si chiama, signora? Renata Beltrame. Scusi, eh? Sì, deve esserci stato evidentemente un errore nell'assegnazione dei codici, ma non è un problema, la guardo subito. Prego, se volete seguirmi. Come? Da questa parte. Grazie. Ma la guardiamo subito, signora. Grazie. Si figuri. Teresa, la signora Renata Beltrame la guardo io. Va bene, la signora. Va bene. Può fare ancora un respiro e tenerlo per un paio di secondi? Va bene, va bene. È a posto. Le do un'occhiata al collo. Mi sembra ok. Si può rivestire. Dove ha male? Qua sotto. Dottore, che cos'è? È una puntura di un insetto. Non hai idea di che razza di zanzare abbiamo trovato in Uganda, vero Renata? Tantissimo. Oddio, Renata. Dottore, è sangue. Sì. Sì. Sì, ma la bronchite può dare questi sintomi a volte anche. Comunque adesso la porto a fare una lastra. Come può dare questi sintomi? Sì, no, è normale, non si preoccupi. Comunque, fatemi piacere, non uscite assolutamente. Ma scusi, non doveva portarla a fare una lastra? Sì, un secondo solo e torno e la porto in radiologia. Dottore, senta, io... Non è niente, sta tranquilla, hai sentito? Allora, nei prossimi giorni dovrà seguire una dieta leggera e prendere le medicine che le ho prescritto. Tra qualche istante sarà pronta la cartella clinica per le sue dimissioni, così potrà andarsene, va bene? Devo vedere il mio socio. Abbiamo una causa in tribunale e ho bisogno di parlargli. È un problema? Venga, l'accompagno, io non strappo la regola, ma si può fare. Capisco. D'altronde qui è tutto così ordinato. Sembra di stare in Svizzera. E gli orologi a cucù dove li tenete? Ci avete tenuto qui tutta la notte. Eccolo. Come si sente? Male, dottore, malissimo. Ma che cos'è? Cosa gli succede? Esca, per favore. Ma come esca? Ti ho detto di uscire, per favore. Dottore, mi dica che cos'ha. Stai tranquilla. Rocco! Sì? Mi chiami Laura immediatamente, per cortesia. Certo. Vada in sala d'attesa, avrà notizia più presto. Vada. Stai tranquilla. Manifesta principalmente con espettorato copioso, tracce di sangue e ingrossamento dei linfonodi. Professor Danieri! Riccardo, gliel'ho già fatta l'ecografia. Ti dico che non c'era nulla. Scusi. Lei ha mai sofferto di ulcere gastrica? Sì, ma tantissimo tempo fa. E perché non l'ha detto subito? Perché nessuno me l'ha chiesto. Scusate, avete visto il professor Danieri? No. Grazie.
Devo fare una domanda in carta bollata per parlare con Malosti o ci muoviamo qui? Il dottor Malosti sta lavorando e te l'ho già detto. Sì, ho capito. Piacerebbe anche a me andare a lavorare. Invece devo stare qui ad aspettare i comodi vostri. Pensi che io non vorrei stare a lavorare? Ma tu gliel'hai detto che lo cerca Mauro Marbello? Certo che gliel'ho detto. È lui, professor Danieli. E non è ancora tornato perché parlava di una conferenza. Sentite, ci avete tenuto qui tutta la notte. Ora noi dobbiamo andare. Sì, hai ragione, mi scusi, me lo chiami per favore, è urgente. Guarda che è... Ascoltami, urgentissimo, chiamamelo per favore, non hai idea di questa situazione. Certo che ti ci metti anche tu però, Coselli, Penso che faremo una gastroscopia per vedere se veramente ha... Oh, subito in sala operatoria, forza! Dai, andiamo. Rocco! Dai che Malagandini, dai. È un mio paziente, lo assisto io. Non sei il tuo meglio, non se ne parla nemmeno, vai. I sintomi dell'intossicazione mi hanno depistata, ma come facevo a immaginare... Non dovevi immaginare! Dovevi fare delle domande, non era più facile, era troppa fatica. Non hai capito? Vai a chiamare Malagandini immediatamente, vai! Pinza. Aspira. Valori pressori in abbassamento. Credo che stia andando in shock ipovolemico. Dobbiamo fermare l'emorragia. Lo scleremo non ha fatto effetto. Non ha sclerotizzato l'ulcero. Omeprazone dovere 40 mg, forse. Altro plasma destra. Tanto sangue, non si vede niente. Si sta fermando. Vince. Pressione lievissimo rialzo. L'abbiamo ripreso per i capelli. So io che prenderei per i capelli in questo momento. Un errore di diagnosi si può anche fare. Non accetto errori così grossolani da Laura. Suturiamolo. Dottor Malosti, ho bisogno di lei. Cavatela da solo, Coselli. Dottor Malosti, per favore. Vedi che sto operando? È importante. Pressione 90 su 60. Rialzo costante. Vai pure. Faccio io. Grazie. Beh niente, stavo visitando questa paziente sui 60 anni, con forte tosse, con emottisi e febbre al rialzo. Perché ho pensato si trattasse di una bronchite. Poi dopo, mentre si stava rivestendo, ha sentito un dolore qui sotto ed è lì che ho visto il linfonodo ingrossato e infiammato. Com'è andata? Ce l'ha fatta, nonostante il tuo tempestivo contributo. Io lo so che le sembrerà impossibile, dottor Malosti, ma penso proprio si tratti di peste bubonica. Non creiamo allarmismi prima del previsto, Ettore. Questa roba da trattati, da studi universitari, arriva dall'Africa sta roba, hai capito? Sono appena tornati dall'Uganda. Ha visto che non c'è? Gliel'avevo detto. Stai calmo, sta arrivando. Adesso arriva, non creiamo allarmismo, ok? Ah, andiamo insieme, glielo faccio vedere. Aspetta, intanto. Arriva! Ho sbagliato ufficio? Che è successo? Credo che abbiamo un problema. Buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Finalmente. Ma perché le mascherine? Non dovevamo fare una lastra? Non si preoccupi, sempre c'è precauzione. Non si preoccupi, è tutto quello che sa dire. Coselli, hai il termometro? Sì. Quello. Grazie. Mm, 40. Poltina. Da quanto ha la febbre? Da stamattina, l'ho già detto al suo collega. Sì, 38,7. Faceva un caldo boia, eppure lei batteva i denti dal freddo. Ce la fa a tirarsi su, signora? Le auscultiamo i polmoni. Ma sta male per quella puntura? Non possiamo escluderlo. Senta, dottore, lei è il primario? Sì. La cosa dovrebbe tranquillizzarmi e invece mi rende molto inquieto perché i pezzi grossi non si muovono mai per una fesseria. Mi ascolti, non vogliamo far preoccupare sua moglie, vero? Abbiamo bisogno di tempo, stiamo lavorando su un'ipotesi. Va bene? Ci vediamo dopo. A dopo, signora. A dopo. Arrivederci. La trasferiamo in terapia intensiva. E dai, Alfredo, è solo mezz'ora. Poi torno. C'è del brodo di pollo in frigo. Come sarebbe a dire cammina da solo? Ho preparato l'altro ieri. Senti, allora dillo che mi vuoi a casa col burro e la finiamo lì, eh? Ti richiamo.
Professor Danieli? Teresa, dopo. Uè, dottore, sono 3 ore che ti aspetto. Non è il momento, vattene. Che sta succedendo? Mi dispiace. Mi dispiace. Salve, da questo momento nessuno, dico nessuno, deve entrare o uscire dal pronto soccorso, chiaro? Va bene. Guarda che così tu almeno mi tratti. Levati! No, no, no. Dal momento che la signora Beltrame e suo marito sono entrati in pronto soccorso, quanti pazienti abbiamo dimesso? Nessuno. Bene, almeno questo. E gli altri? Tutti quelli che hanno incrociato fuori di qui? Sono appena scesi dall'aereo. Giusto, bisognerà avvertire le autorità, ci penso io. Tu gestisci la situazione con i pazienti e fai spegnere l'aria condizionata. Scusate, signori, scusate, un attimo di attenzione. Abbiamo appena ricoverato una paziente che presenta dei sintomi che potrebbero essere di natura infettiva. Natura infettiva? Quindi da questo momento non è più possibile uscire dal pronto soccorso. Ma come? Contiamo sulla vostra pazienza e per qualsiasi problema potete rivolgervi al nostro personale. A desk accettazione, possiamo darvi qualsiasi informazione. Ma stiamo scherzando? Io ho un'azienda da portare avanti. L'ospedale farà in modo di comunicare ai vostri datori di lavoro il motivo della vostra assenza. Grazie. Senti, dottor Pirla, ti ho detto che ti devo parlare. Senti, non so che cavolo sei venuto a fare qui oggi, ma hai scelto il giorno peggiore. Teresa? Sì? Fai chiudere immediatamente l'aria condizionata. Ma perché? Subito. E fai l'annuncio a tutto il personale di raggiungere subito la sala medica. Chiaro? Dopo! Dai, ti regalo questo, tieni. Dai, fammi un sorrisino. Ehi! Non c'è niente da fare, neanche un sorrisino mi regala. Ah, dottoressa, lo dia a me. Ci provo io. Vieni qua. Pedro. Gli ho dato anche il fonendoscopio. Ah, è bastato? No. Ehi. Oh. Ecco. Ci ho messo un po' per capirlo, ma alla fine ho scoperto il trucco. No. Ma non c'è nessun trucco, Giulia. Io l'ho girato e rigirato come il cubo di Rubik, ma non c'è stato niente da fare. Ma la verità è che vuole Giulia. Sa che affare che ha fatto. Il mio istinto materno si è atrofizzato 1000 anni fa. No, non direi proprio. E poi comunque Pedro ce la sta mettendo tutta per risvegliarlo. Oh sì, a fuori dei sorrisini. Fai sorrisini. Il personale medico e il paramedico del pronto soccorso è pregato a recarsi in sala medici dal professor Danieli. Dottoressa, che facciamo? Ripeto, andiamo a vedere di che si tratta. Mette il bambino nella culla. Lo portiamo in reparto dopo. Va bene, va bene. Comincio ad andare. È urgente, grazie. Piccolo brigante. Oh, sei un brigantino proprio. Vieni qua, vieni qua. Allora, qualcuno mi sa dire che cosa sta succedendo? Assolutamente no. Sarà giudizio universale? E allora guarda, siamo già all'inferno. Ma che è successo all'aria condizionata? Sembra troppo presto per la menopausa. Le scale, bisogna far controllare le scale. Qui ancora mancano persone. Va bene. Che c'è? Potremmo fare 2 punti di raccolta, cos'è? Li lega e consegna. Ci siamo tutti? Sì. Il dottor Malosti ci deve dare una comunicazione. Allora ascoltatemi. Prima che si diffondano voci incontrollate, è il caso che ognuno di voi sia informato in modo da poterci coordinare e gestire al meglio la situazione. Abbiamo appena visitato una paziente, una certa Renata Beltrame. Presenta febbre alta, infiammazione polmonare e emottisi. Non girarci intorno, dai. Siamo tutti del mestiere. Ci sono forti e fondati sospetti che si tratti di peste bubonica. Peste. Peste. È almeno 50 anni comunque che non si hanno casi di peste in Italia. Da quanto appurato, la paziente è appena tornata dall'Uganda e lì ci sono ancora dei focolai attivi. L'ipotesi che abbia contratto il bacillo a seguito di una puntura di insetto. Presenta uno di questi sotto l'ascella. Ho preallertato le autorità, che naturalmente dovranno fare dei controlli su tutti i dati passeggeri e sul personale del volo che ha riportato la signora Beltrame e suo marito in Italia. Professore? Sì. E la signora Beltrame è arrivata in taxi, forse sarà il caso di rintracciare il tassista. Giusto, lo farò presente. Per quanto ci riguarda, dobbiamo immediatamente isolare il pronto soccorso. Tutte le vie di comunicazione con l'esterno e con gli altri reparti dovranno essere chiuse e sigillate. Se ne occuperà il Cannizzaro. Sì. E come avrete notato, ho dato ordine di spegnere l'aria condizionata e sigillare le bocchette, perché l'aria condizionata potrebbe essere veicolo di diffusione del bacillo e non possiamo permettercelo. Giulia, bisogna controllare le scorte di tetraciclina e streptomicina. Magari si va a dare una mano dalla dottoressa Ranieri e dall'infermiera Bruno.
Teresa, una lista completa dei medici, paramedici, ammalati, di tutti presenti in pronto soccorso, perché tutti dovremmo sottoporci a profilassi con un antibiotico ad ampio spettro. Ma i pazienti che cosa diciamo? Sono già tutti sul piede di guerra. Per adesso no. Niente di più di quello che sanno, è l'unica verità che possiamo permetterci. Bisognerà dirlo alla paziente, ci pensi tu? Sì. Professor Danieli, scusi, io vorrei coadiuvare il dottor Malosti. L'ho visitata io per prima, una mia paziente, no? Va bene. Grazie. Se serve una mano, io sono disponibile. Non se ne parla nemmeno. Riccardo ha ragione, loro due sono già venute a contatto con la paziente. Non c'è necessità che altri medici si espongano al rischio del contagio. Signori, è inutile che vi dica che la peste è la malattia endemica per eccellenza. Perciò prendete tutte le precauzioni possibili, ma il bacillo deve essere annientato qui dentro. Adesso una buona notizia. Siamo ufficialmente in quarantena fino a nuovo ordine. Buon lavoro. Laura, puoi venire nel mio studio? Certo. Sembra di essere in uno di quei film di fantascienza. Sai quando manca l'ossigeno nelle navicelle? Io non lo so se la reggo tutta questa tensione. Sì, quei film finiscono bene, no? Però appunto sono film. Allora abbiamo 5 scatole piene e 10 pezzi. Esther. Per fortuna non abbiamo trasferito Pedro in reparto. Avremmo potuto portare il contagio anche in pediatria. Dal Messico alla peste, pensi che sfiga? Va bene, Giulia, però almeno qui è sotto controllo. Avete fatto l'inventario, ragazzi? È tutto a posto con gli antibiotici? Abbiamo 5 scatole piene e 10 pezzi. Ah, bene. Allora, ci vediamo dopo. Giulia, richiama tuo marito. Prima gli ho sbattuto la porta in faccia e pensare che sono matto. Ah, ecco perché continui a chiamarmi. Grazie, dottore. Allora, a dopo, A dopo. Ah, Cristiano. Scusa. Riguardo a stasera. In tutto questo casino, il mio primo pensiero è la seratina che salta, dai. No, non vorrei che pensassi che ho fatto scatenare io la peste per far saltare la nostra cenetta, no? No, va bene, va bene. Va bene così, ok? No, non va bene per niente, scusa. No, ti devo parlare, vieni. Senti, non puoi rendermi sempre le cose facili, perché se continui a fare lo stronzo, prima o poi ti perderò. Sei sicuro che non hai bisogno di una mano? Sei l'ultima persona di cui vorrei una mano in questo momento. In isolamento? Sì. Hai le difese immunitarie ancora troppo basse. Sei molto esposto al contagio. Avanti. Professore, ecco quello che mi ha chiesto. Venga, venga. Grazie. Sergio, ma che fai? Indovina. Scopri il braccio. Ti prego, starò più attenta, ma non mi chiudere qua dentro, io impazzisco! No, tu impazzirai se non ti decidi a rallentare. Ho saputo quello che è successo con il paziente con l'ulcera. Tutti possono sbagliare. Sì, persino io, ma non oggi. Se ti vedo fuori da questa stanza, sei fuori anche da tutto il resto. Dove vai? Dentro. Non sappiamo in dove va dentro. E io che cosa faccio? Fai una ricerca approfondita su tutto quello che trovi sulla peste, va bene? Tutto, Sì, tutto, a parte i promessi sposi. Ciao. Dottor Malosti? Mm-hmm. Lo so che mi vuole proteggere, ma io prima o poi ci entro in quella stanza. Lo so, per adesso vai. Va bene. Ettore? Sì. Sei stato bravo. La tua diagnosi era perfetta. Ah. Hai avuto un buon maestro, solo per quello. Ancora qua stai, vai, forza.
Beh, ma ci sarà una cura, no? Non voglio infondere false speranze. Ci sono degli antibiotici, ma hanno efficacia solo se presi al primo stadio. Voglio che mia moglie non sappia niente. La prego. Come vuole. Come si chiama sua moglie? Renata, vero? Giuseppe. Renata, sono il dottor Malosti, Riccardo. Dov'è mio marito? Sono qui, tesoro. Quando mi porti a casa? Ho una brutta polmonite, Renata. Adesso se può, cerchi di riposare. Posso avere un'altra coperta, Riccardo? Certo. Grazie. Ma lo sa che dove lavora mio figlio non hanno neanche le coperte? E fa così freddo. La notte fa così freddo, fa così freddo. Qualcuno si degna di dirci che cosa diavolo come sta succedendo? Voi non potete tenerci qua dentro senza darci uno straccio di motivo. Stia calma, è soltanto questione di tempo. Vi faranno sapere al più presto. Se non succede qualcosa entro 10 minuti, Daniele mi sente. Non ci può lasciare una situazione del genere. Voi cosa dovrebbe fare, scusa? Ma qua ci vuole un medico, hai capito? Ci vuole un medico. Perché hanno diritto ad una spiegazione. Ma quale spiegazione? Cosa fa? Arriva e dice fate i bravi che c'è in giro la peste. Senti, non lo so, io non lo so davvero, però li vedi questi, troppo ci sbranano. Questo è un sequestro di persone. State calmi, capiamo il vostro disagio, ma comportarsi così non risolve assolutamente niente. Almeno riaccendete l'aria condizionata. Purtroppo quello non è possibile farlo perché i condizionatori sono andati in tilt. Però, come vedete, ci stiamo organizzando. Le bottigliette d'acqua negli distributori non ce ne sono più. Anche a quello stiamo provvedendo. Adesso arriverà dell'acqua che distribuiremo a tutti, ok? Adesso lasciate libero il passaggio per il grazie. Almeno posso avere notizie del mio collega. Si chiama Duccio Costamagna. Ma il chirurgo Malosti mi ha detto che potevo vederlo. Ma ora è impossibile perché è appena uscito dalla sala operatoria. Sala operatoria? Per che cosa? Guardi, posso soltanto dirle che sta bene. Adesso, per cortesia, come tutti quanti gli altri... quello che sta succedendo oggi ce n'è abbastanza per una denuncia. Ma... senta, mi scusi. Il mio cane è rimasto legato fuori. Sì. È solo. Potrei uscire un attimo? No, mi spiace. Ma giusto per dargli un po' di acqua da bere? Non posso, davvero. Anzi, do un consiglio. Chiami qualcuno e lo faccia venire a prendere. Oggi mi sa che è lunga. Alfredo, guarda che farò più tardi stasera. No, ma che festa, c'è un'emergenza al reparto. Sì, lo so. Il più presto possibile, davvero, sì. E Alfredo, io ti voglio bene, lo sai, vero? Senti, io vado un attimo in bagno. Nino! Che significa? A me sembra tutto a posto. Anche a me pareva tutto a posto. Però sai, io sono un preciso. Le ho contate tutte quante. Alcuni, pochi, sono 100. Gli altri sono 90. Non è possibile, avrai sbagliato. Avete fatto la crestina, bravi. Ancora qua stai?
Sono venuto a mettere a posto una questione che avevo lasciato un po' in sospeso. E quale questione? Tieni. Non voglio avere debiti con te. Sei tifoso? Sì, perché è un reato? No, perché c'è una foto tua di Dario a casa, che si dallo stadio con la maglietta dell'Inter. Questo portasoldi l'hai rubato con i soldi dentro o a parte? Ti giuro che io non ne so niente, non può essere. Di tali carte di pararsi il culo. Senti, io non ne so. Forse hai detto la verità, eh? Lui dov'è? Non lo so. E questo chi cazzo è? È Dario, il fratello di Mauro. Senti, adesso te li tiro. Senti, grand'uomo, tu non hai la minima idea dei guai in cui ti sei messo. I tuoi soldi non li voglio. Vuoi i miei soldi? Sai che cavolo me ne frega? Tanto non puoi uscire dall'ospedale, l'hai sentito? Guarda, io non sono un tuo paziente, io faccio quello che voglio. E tu non puoi uscire lo stesso. Oh, tu a me ordini non ne dai. E tra un po' smetti di darli anche a mio fratello, capito? Purtroppo ci vediamo tra poco. Forse non ci siamo capiti. Io devo uscire. Senti, ragazzino, sei tu che non hai capito. Abbiamo appena ricoverato la paziente con una malattia infettiva molto grave. E non possiamo uscire da qua per 5 giorni. Pirlone, hai preso la parola adesso, eh? Dottor Malossi, scusi, c'è bisogno di lei dalla Beltrame. È urgente, per favore. Arrivo. Andiamo. Io ho freddo. Ho freddo. Perché mi tenete al buio? Dove mi avete portato? Giuseppe. Renata. È in ospedale, la stiamo curando. Stia tranquilla. Ma io non posso stare qui. Devo andare da mio figlio, devo prendere l'aereo. Ora. Lui ormai non torna più a casa. Ha tante cose da fare. Giacomo, sei tornato. Ragazzo, non sa niente. Chiamalo col mio, vedrai che ti risponde. Prova a muoverti, ti ammazzo. Sì, Claudio, lo so, sono in ritardo, solo che io adesso c'ho un problema grande. Qui ce n'è uno ancora più grosso, stronzo. Nino. Mi volevi fregare? Stai calmo. C'è mio fratello lì per caso. Non per molto se non porti qui subito i soldi. Guarda, io sono in ospedale, qui hanno bloccato tutto, non posso uscire. O sei qui entro mezz'ora. O resti figlio unico. Mi sono spiegato. Capito cosa ti ho detto? Io non posso uscire. Qui dicono che c'è una malattia grave, c'è caso che moriamo tutti, Nino, mi vuoi capire? Sono problemi tuoi. Qui intanto a crepare sarà solo tuo fratello. Nino, ma vuoi capirmi, Nino? Sono nei... Nino! Nino! Tutto bene? Che cos'è questa storia del virus? Chi te l'ha detta? Per favore, vattene a fanculo. Acqua.
scusi lei, che cos'è questa storia del virus, eh? Che cos'è questa storia del virus? Perché non ci avete detto niente? Eh? Perché non ci avete detto niente? Lasciaci, penso io. Allora, parli con me e abbassi la voce. È vero o no che c'è il pericolo di un contagio? Stiamo facendo dei controlli, però per ora non siamo autorizzati a dire altro. Allora è vero. C'è il rischio di un contagio, non ci dite niente. Zitto. Rischia di diffondere il panico così, per favore. Cosa? Un virus? Se la situazione precipita è colpa sua. Direi che la situazione è già precipitata da un pezzo. Quello di prima. Il dottore sembrava che parlasse di influenza, una robetta da niente. Sì, infatti. Vado a chiamare Daniele. Ehi, avete sentito? C'è in giro una cosa tipo la mucca pazza, la viaria. Ma che cazzo dico? Ci sta un'epidemia, è per quello che ci tengono qui. Sì. Chiedetelo lui che ha parlato con la dottoressa. Manteniamo la calma, per favore, manteniamo la calma. Adesso arriva il professor Daniele e ci spiegherà tutto, ok? Allora, come si sente? Un po' indolenzito. Ma rispetto a prima una favola. L'operazione è andata bene, non c'è stata nessuna complicazione. Adesso dovrà seguire dei controlli periodici e una dieta. Senta, avete avvertito i miei familiari? Lei adesso deve pensare a riposarsi. Me ne occupo io, poi tardi. Molto gentile, ma se mi passa la giacca faccio da me. Senta. Ecco. Quella dottoressa bionda, con gli occhi chiari. Laura. E la dottoressa Costa? Si è scaricato. Sì, credo che abbia avuto dei problemi a causa mia. Vorrei parlarle. Non credo che sia possibile. Si trova in un altro reparto e non può uscire. Capisco. Allora, potrebbe almeno darle questo. Mi farebbe un favore. Avvocato divorzista. Mi avrebbe fatto comodo conoscerla qualche tempo fa. E a saperlo, mi ammalavo prima, allora. Lasci stare. Potete tenerci qua dentro. State aspettando calmi. Di vederci schiattare. Noi da qui ce ne andiamo, intesi? Aprite le porte! Ascoltate, sta arrivando il primario a darvi tutte le spiegazioni necessarie. Ma quale spiegazioni? Calma, adesso... calma, signori, calma! Ma che spiegazioni? Per favore! Ce ne dobbiamo andare! Per favore, per favore! Sono il primario del reparto. È vero che abbiamo ricoverato una paziente affetta da una malattia contagiosa, ma non era nostra intenzione tenervelo nascosto. Avevamo bisogno di tempo per classificare il morbo. Sì, ma si può sapere che razza di malattia è? Siamo è? Perfettamente in grado di controllare il contagio con gli antibiotici. Ecco perché siamo tutti chiusi qua dentro. Il contagio? Ed ecco perché ci dobbiamo sottoporre tutti a profilassi. Basta! Vogliamo sapere con che cosa abbiamo a che fare. È il nostro diritto. È peste. Lo so che fa una gran paura. Ma vi ripeto... Abbiamo tutti i mezzi per contrastare l'emergenza. Mandateci a casa. Questo non è possibile. Quanto dobbiamo stare qui? Mettereste a rischio le vostre famiglie, i vostri amici e i vostri figli. Dobbiamo annientare il morbo qui dentro. E mi dispiace, ci servono 5 giorni. 5 giorni? Dovete fidarvi di noi. Dovete fidarvi di noi. Sono tutte stronzate, a me non me ne frega un cazzo del contagio. Aiutatemi, cazzo, aiutatemi! Fermati! Ma che fai, pezzo di Dio? Fermi. Tu cosa cazzo ne sai? Io devo uscire da qui, hai capito? Dottore, fammi ragionare perché io non ho mai usata questa. Non vorrei cominciare proprio oggi, eh? Mauro, metti via quel coltello, subito. Se no il cazzo fai, fai sparare dal nonno. Pensa a Dario, fallo per lui. Calmati. Fammi ragionare. No, cazzo fai! Oh mio Dio. Forza, sopra la lavatella, forza! Su! Forza! Paolo! Una barella! E delle garze! Indietro! Dottor Malosti, devo vedere la Beltrame. Venga. Garze!
Pensaci tu, voglio aprire di nuovo, Ok. Yeah. Vai, uno, due, vai. Io devo uscire di qua. Io devo uscire di qua! Giulia, mi spieghi per favore, cos'è questo mistero? Come sta Pedro? Vabbè, però perché non posso entrare? Ti prego, c'è mio figlio là dentro, non mi trattare come uno stupido. Che malattia? Stagli vicino, mi raccomando. È l'ultima cosa che ti chiedo. Molosti sta perdendo conoscenza. Ancora non ci posso credere. Sante, ti fermi per cortesia? Ho sparato quel ragazzo. L'addome è trattabile. Pressione regolare, 130 su 70. Este, prepara l'ecografo. Sì. L'ultimo giorno di lavoro ho sparato un ragazzo. Sante, ti calmi per cortesia? L'hai fatto per difenderti, l'abbiamo visto tutti. Come sta? Adesso vado a chiedere. Però calmati. Non c'è niente, la ferita è superficiale. Ti teniamo sotto osservazione, facciamo uno screening completo e un RX addome, va bene? Scusate, dovete prendere gli antibiotici. Presto. Dottoressa, grazie. Come sta? Bene. Fortunatamente il proiettile l'ha colpito di striscio. Se hai finito vorrei parlare un attimo da solo, eh? Vedi, non strapazzarlo troppo. Cosa succede quando si usa un coltello, no? Ma immagino che tu sia pratico. Cosa c'è in quella borsa? Non lascia stare, non ti riguarda. No, mi riguarda. Ecco. Adesso vediamo subito se non mi riguarda. Niente. Che cazzo sono questi? Eh? Soldi, guarda, guarda i soldi. Eh? Documenti.
biglietto aereo. Documenti di Dario. Se tu mi dici cosa sta succedendo, ti spacco la faccia. Dov'è Dario? Dov'è Dario? Mi devi dire dov'è Dario, cazzo! Me lo devi dire, ti spacco la faccia! Dimmelo, dov'è Dario? Che sta succedendo? Ecco il pranzo. Grazie. Ho sentito un gran casino di là, ma che sta succedendo? Di tutto. Ah. L'ulcera gastrodenale ti trova molto affascinante. Non ho ancora realizzato che poteva morire a causa mia. Forse. O forse non le importa. Nicola, ti prego, fammi fare qualcosa. Io sto impazzendo qua sola, qua dentro, da sola, con questo caldo. Mi sembra di stare in una colonia penale della Guyana francese, ti prego. E perché non ti impegni a studiare un po' i testi di patologia clinica? O pensi un po' alle decisioni della tua vita? Magari ti fa bene. Ma che gusto ci provi a sparare sulla Croce Rossa? Nicola, io sono a pezzi. Sono a pezzi, lo capisci? Sì, tu in pezzi mandi gli altri. Perciò aspetta un attimo a chiamare quel poveraccio. Ah sì? E perché? Duccio? Sì, ciao. Sono io, sì. Sì, sì. Me l'hanno detto. Sei stato bravissimo. La batteria è scarica, gilipollas. Era ora. L'inconfondibile profumo di minestra ospedaliera. Se preferisci puoi stare a digiuno per 5 giorni. Vai. Aspetta. Speriamo che il menù sia di gradimento per tutti. Beh, almeno sono stati gentili, no? Vabbè. Cena in arrivo. Finalmente. Allora, facciamo una fila ordinata e tutti avranno il proprio pasto. Riso bollito. Riso in bianco. E crescenza. Questi sfottono pure. Saranno 5 lunghissimi giorni. Grazie. Non è possibile. Adesso stanno dando le medicine. Se ha sete o fame stanno dando da mangiare, davvero. Grazie. Tutto a posto? Sì. Sì, tutto a posto. Capisco che si possa avere un po' di paura in una situazione come questa. Ma stia tranquilla. Con le medicine che vi stiamo dando tutto andrà bene. Le assicuro, non ho paura. Ho visto cose peggiori. Shh.
Ti ho portato qualcosa da mangiare. Grazie, ma ci ha già pensato Nicola. Mi ha fatto ingoiare un bel po' di fiele. Vabbè, se poi ti torna la fame, è qua. Credevo che la parte della mamma ti andasse stretta. E ce così? L'hai ancora con me perché ti ho detto che non mi piace che tu faccia tutti questi stravizi? Beh, ecco, ti è accontentata, no? Vedi? Che vita dissoluta che faccio, chiusa qua dentro. Siamo tutti chiusi qua dentro. Anche di là non c'è molto da divertirsi. Per te potrebbe essere l'occasione buona per mettere un po' in ordine le tue idee. Ma guarda, è la stessa cosa che mi ha detto Nicola. Ah. Ma che, vi mettete d'accordo? O forse c'è un motivo per cui ti diciamo queste stesse cose. La verità è che vi rode. Lui è un triste, tappato in casa a fare il papà responsabile. E tu, mia cara... E io cosa? Andate al diavolo. Tanto le medicine le ho prese, no? Quindi posso andare. Abbiamo ordini precisi. Non siamo nell'esercito. Piantala di farla ragazzina. Ma allora staci tu qua dentro, no? Tanto l'infermiera è meno uguale. No. Credevo fossimo amiche. Sì. Un'amica si preoccuperebbe anche di sapere come sto io, dopo che è morto mio padre. Di sapere come sta mia madre, come va con Franco. Melodramma in arrivo. È vero, non siamo nell'esercito, ma siamo in guerra. Di là una donna è morta. E tu pensi soltanto a fare i capricci. Non mi dica come devo stare, si tratta di mio figlio, cazzo! Sì, adesso glielo do. Mauro, l'indirizzo. Via San Vincenzo 14. Via San Vincenzo 14. Io adesso non posso muovermi da questo ospedale perché c'è un'emergenza. Ma mi faccia sapere qualcosa il più presto possibile, va bene? Grazie. Tu prega solo Dio che non gli succeda niente. Dammi il tuo telefonino adesso, dai. È rotto. Mi serve solo la scheda. Tic, tac, tic, tac. Il tempo passa. E qui o qualcuno non mi prende sul serio, oppure gliene frega poco di suo fratello. Tieni, rifatti gli occhi. Non leggi? Tu sei un cagasotto. E non ti piace la passera. Ecco perché Mauro se ne fotte di te. Perché sa che sei un frocetto. Dai, su, confessa. Tu sei un po' zia. Cosa facevate tu e buon Claudio qui, tutti da soli? Se volevi morire prima del tempo, bastava chiedere. La mia pazienza si sta esaurendo. Sono lì tra pochissimo, però tu non fare cazzate. E adesso passami mio fratello. Che cazzo fai adesso? Mi dai gli ordini? Se non sono assolutamente sicuro che lui sta bene, salta tutto. Niente scherzi, eh? Pronto, Mauro? Dammi. Dario, sono papà, non farti accorgere, eh? Sì, Mauro. Stai tranquillo. La polizia sta arrivando, eh? Resisti. Sto bene. Noi malosti non molliamo mai. Tu sei mio figlio e non permetterò a nessuno che ti faccia del male, va bene? Adesso basta. Dario. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Hai cominciato la profilassi? Come tutti. Un primario che si ammala non dà il buon esempio, no? A scorta come andiamo? Non benissimo. Le stetomicine scarseggiano. Ah, ho dato disposizione di individuare tutte le donne in età fertile che abbiano avuto rapporti in quest'ultimo periodo. A rischio di gravidanza, dici? Già, con loro le streptomicine non possiamo usarle, dobbiamo usare la gentamicina. Anche di quella non ce n'è moltissima. Comunque di donne non ho viste tante. Al limite chiamiamo la farmacia interna. Sì. Un caffè? Perché no?
Sai che cosa consigliavano gli antichi come cura per la peste? No. Cito longe tarde. Scappa, vai il più lontano possibile e non tornare. E noi questo non possiamo farlo. Già. Dottoressa Gandini? Sì. Sante. Pressione 80 su 50, polso filiforme. Dottoressa medica, come sta? Ragazzi? Santo, sta bene, sta tranquillo. Tranquillo. Tonico 10 smorzati. Distensione delle vene del collo. Pressione in caduta. Emo pericardio, ma com'è possibile? Forse l'angolo di penetrazione del coltello. Pressione 75 su 50 e sta scendendo. Facciamo un ecocardiogramma. Sì. Dai, Ester, sbrigati. Un attimo. È inversamento pericardico. Dobbiamo operarlo subito. Ti intubiamo, Ester. Avverti Malosti. Sì. Ti di preparare una sala operatoria. Subito. Subito, sbrigati, dai. Ecco. La ferita è poco profonda, ma ha sfiorato l'arteria e si è slatentizzata. Meno male che ha insistito a tenere un'osservazione. Mai chiedersi come sarebbe andata a sé. Forza, sbrighiamoci. Sì. Cristiana. Io non posso. Che cosa? Noi vi aspettiamo dentro, andiamo. Per favore, Riccardo. Cristiana, è successa una cosa grave a mio figlio. Non me la sento di intervenire. È morto? Gravemente ferito? No, ma... E allora può aspettare. Vieni dentro e fai il tuo mestiere. È impazzita, cazzo, Cristiana. Ti dico che è successa una cosa grave a mio figlio. E ti sto dicendo che Sante sta morendo. L'ultimo giorno di servizio. Me l'ha detto tu, no? Non permettermi di scappare. Ma che c'entra? Quella è un'altra storia. È la stessa storia, Riccardo. Hai paura. Sia che si tratti di noi due, di tuo figlio o di quel povero Cristo che sta morendo. Ma la sai una cosa? Non te lo puoi permettere. Adesso ti do una lezione gratis. Ti insegno come ci si guadagna il rispetto. È facile, sai? Mai, mai lasciar correre. Quante sacche gli abbiamo dato? Una. Temi un edema? Vediamo. Come andiamo? Stiamo procedendo con la pericardiocentesi. Siamo sicuri che il sangue non sia già nella cavità cardiaca? Ci affidiamo a quello che vediamo, Riccardo. Grazie. Fibrillazione ventricolare. Piastre. Carica 70. Vai. Vai ancora. Sei un duro, eh? Bravo. Però purtroppo sei anche sfortunato. Pressione in lieve rialzo, battito regolare. Aspira. Anche qui. Non c'è più sangue. Bene. Abbiamo finito. Bene. Valori Ester? Pressione 100 su 70, battito regolare. Ok. Noi andiamo. Continua col plasma. Sai, oggi ho sentito mio padre. Era molto preoccupato. Ha detto che non ce la fa a vivere 5 giorni senza di me. Ah, sì? Beh, è meglio che si abitui. No, magari un giorno... potrei chiederti di venire a vivere con me. Ci vieni a vivere con me? Ancora niente, ma quanto ci mettono? Ti prego, non dire niente. È già pontificata abbastanza per oggi. Lo rifarei mille volte
e sono sicura che Sante sarebbe d'accordo con me. Hai fatto un bel lavoro là dentro. Devo essere fiero. Mio figlio Dario è in mano a un criminale. E invece devo star lì. Metto il pilota automatico e opero. Ma che sono una macchina? Quando Elena era in ostaggio in quella banca mi ha detto una cosa. Mi ha detto... Non la perderai. E mi hai abbracciato. Non è così che si vive. Così è solo una merda. Via. Fermo, butta il coltello. Via, portatele via. Via. È tutto finito, stai tranquillo. Vieni. Tutto bene? Andiamo. Tuo padre ti sta aspettando. Si può. Certo, certo, vieni. Come sta? Bene. Si è appena svegliato. È stabile comunque. Sante, ci ha fatto prendere uno spavento. Hai visto che roba? Invece di andare in pensione sono qui come paziente. Beh, almeno non rimarrà da solo. Tanto siamo tutti bloccati qui. Già, c'è la questione della quarantena, vero? Quando nascerà tuo nipote avrai un sacco di storie da raccontargli, Ma ti ricordi quella volta che è venuto quel vecchietto con il cane? Ti ricordi? Voleva portare nell'ospedale. Si chiamava il cane? Bullo. Se non ci fosse stato tu, il cane, non c'è pazione. Sto ancora aspettando una risposta. Lo so. Senti, ti sembrerà banale, retorico, anche un po' melenso. Ma io la mattina mi voglio svegliare con te accanto. Non è né banale né retorico. Non c'è più. Solo che mi devi dare un po' di tempo. Ci vorrebbero adesso una di queste. Sì, lo so. È che mi sa che abbiamo un problema. Io ti amo. Ok, è andata. Anch'io ti amo. It's unreal to me. Oh, I feel. Oh my goodness. Sta bene davvero. No, non ti preoccupare. È rimasto lontano dalla zona di contagio. E le possibilità che abbia contratto la malattia sono minime. Vorrei tanto essere lì, mi sento così impotente. Ma non riesco nemmeno a vederti. Dove sei? No, Francesco. È meglio che tu non sia qui. Sono serio. Non lo so, è che mi mancate. Tutti e due. Tu come stai? Ti hanno mai detto che le mamme non si ammalano mai?
Io ho finito, vado a vedere se hanno bisogno di Line, di accettazione. Ci vediamo dopo. Ciao. Spenga la sigaretta, non si può fumare. Ma vuoi tu la rivista? Muori al caldo. Va bene, qua? Fa troppo caldo. Ragazze, qui? Dai, forza, forza. È caldo. Non si può fumare, ho appena detto di fumare di là. Ah,